Sono a Ortona, nella zona del Foro, stazione di Tollo, il Parco delle Dune. Qui sono venuto per vedere i fratini, per monitorare i fratini. È un'area la più importante d'Abruzzo, con 15.000 l'anno scorso. Accadono delle cose un po' strane, a mio avviso, perché compaiono delle opere dell'ingegno umano sulla spiaggia con sbancamento della duna. Vedete? È stata sbancata la duna da qualcuno che ha messo questo ingresso a trionfale manca l'arco e poi ha fatto una tettoia e con i pali, e se uno varca questo ingresso poi c'è anche insomma un tavolino, beh, che un salottino sostanzialmente, fatto però sbancando la duna. Vedete? Si è sbancata la duna, poi con un particolare anche insomma, veramente area video sorvegliata. Ora, io, per come ho studiato il piano del demanio del comune di Ortona, qui non sono previste concessioni demaniali, è il Parco delle Dune, sarà tutto regolare? Ma che viene di porto? Che dice? Qui ci si passa davanti agli occhi di tutti, sarà regolare? Io qualche dubbio ce l'ho, però adesso vedremo, accerteremo se è tutto regolare. Certo, sbancare la duna, però mi pare che già questo non si possa fare. Adesso vedremo, però ormai sulle spiagge abruzzesi ci si aspetta di tutto e di più.